Cioè, quando io dico un va bene alla mamma, oppure quando dico semplicemente non capisci un cazzo di cinema, ma non è grave, è quello che penso. Cioè, non capisci un cazzo di cinema, ma non è grave. Una mia migliore amica è fissata con 300, il film che io più detesto della storia del cinema, che non è più mia amica. Cioè, capiamoci, se viene a casa mia e mi fa ho votato Salvini, non è più mia amica. Siamo a Roma, quindi non siamo ripartiti, siamo nella capitale e piove. E oggi siamo al Rossellini, siamo appena arrivati, perché ci sarà una cosa molto figa, un incontro sul tema cinema con due critici cinematografici molto importanti e anche famosi sul web. Uno è Francesco Alò, del blog Bad Taste. Invece l'altro ospite, Federico Frusciante, noto sul web per le sue schiette recensioni. Quindi è figo, sarà molto interessante. I posti sono finiti, sono stato fortunato a prenotarmi subito. E la cosa anche molto bella è che ci sarà Paolo Garabetta che farà da mediatore dell'incontro. Lui è un finanziatore di Vita da Videomaker, quindi sono molto fiero di lui. Sarà sicuramente straemozionato. Grazie per essere venuti a chi è venuto. E allora, io sono sempre Paolo Garabetta, tu sei sempre. Giorgia Buffolino. E te sei sempre in ritardo, Alessandro Perrone. E siamo, per chi non lo sapesse, del blog Ammazzacaffè che si riunisce qua ogni. Adesso è cambiato, ogni lunedì. Chi c'è stato al primo Caffè Rossellini con Marchioni, Alò e Montanari? Quando ci ritrovavamo tutti e tre, come nella prima serie, siamo stati 6 mesi insieme nella stessa roulotte. Al camper trucco alle 5 di mattina dicevamo: oh, ma lo sai chi mi ha chiamato? Sai chi è che mi ha parlato tanto bene di te? Chi? Nessuno. E questo era il modo di prenderci in giro sul fatto che ovviamente tu fai una prima serie che esce, insomma, viene venduta in 80 paesi, stai su, insomma, succede una roba che nessuno di noi si sarebbe aspettato mai. E succede che per tutto l'anno successivo tu stai a casa a dirti: ma allora non è successo niente, allora mi sa che è stata solo una grande botta di culo, e allora può essere che non sono buono, e allora può essere mille cose. Terzo, vabbè, come sapete, è con Alò e Fruscianti direttamente da Livorno. Prego, Francesco Alò. Dunque, come sapete, non è un'intervista, è una chiacchierata, quindi avrete modo di fare domande se avete domande, loro di rispondere se vogliono rispondere. Quanto è importante la critica in Italia, l'analisi in Italia, nell'ambiente cinematografico in generale, in un paese dove sembra che non ci sia più bisogno di critica, ma ognuno può esprimere il suo giudizio indipendentemente dai riferimenti? È stato un fiume in piena, sia Francesco Alò che Federico. Sì, era una cosa che non si poteva fare. Ingestibile. No, come fai? Però molto interessante. Ti volevo chiedere, tu come portavoce del blog, insomma, come avete fatto? Cioè, gli avete mandato semplicemente Avevo pagato un'email? 2000 euro. Ah, ecco il trucco. No, seriamente, come è Ci andata? interessava farlo, ci abbiamo provato, ho detto ma perché non ci proviamo? Non l'ha mai fatto nessuno. Federico, mi ha chiamato Federico Frusciante, ho detto Federico ti potrebbe interessare a fare questa cosa? Ah sì, dai, mi interessa, lui le fa queste cose. Allora, poi ci lavoro, quindi gli ho chiesto. Lo conosceva già lui. Ci abbiamo provato, ci hanno detto di sì. Eccoci qua.
E si è fatto, e quindi si è fatto con niente, quindi chiunque lo voglia fare. A parte gli scherzi, non gli avete dato niente, una lira, zero, cioè totalmente volontaria. Gli abbiamo pagato il viaggio, cioè minima cosa, okay. Cioè se ci pare spesa. Certo, ma di tasca nostra, cioè non è che questo per dire che diciamo in generale ci si può provare, ecco, poi magari non si riesce, però ci si può provare, riuscire, si può provare. Qua, un evento di due ore ci siamo riusciti, quindi è stato veramente bello, grazie per averci dato questa possibilità qui. Grazie a voi che siete venuti. E poi vorrei ricordare un'altra cosa. Sì. Per chi non è riuscito a venire oggi, dove potrà vederlo? Sul nostro canale YouTube di Ammazza Caffè. A breve, mettete mi piace alla pagina così rimanete aggiornati. Questo è il link. Esatto, bravissimo. Sul canale YouTube ci sarà l'evento. Perché l'avete registrato. Quindi sarà disponibile su YouTube a questo canale qui. Ammazza Caffè. Grazie, per tutti gli appassionati di cinema. Grande. Grande Paoletto. Questo episodio finisce qui. Tra l'altro è ricominciato a piovere, quindi è un po' un casino adesso ritornare. Aspetta, però mi faceva molto piacere parlarvi di questo evento e darvi la possibilità di vederlo, se per chi non era qui, per chi non è di Roma, insomma, per chi è interessato di cinema e ne vuole parlare, può trovarlo su questo canale che vi ha detto prima Paolo. Quindi dai, evviva il cinema e viva questi incontri, e che il video sia con noi sempre e comunque. Chiudi tu, Cindy. No. Dai, chiudi tu. C'ho le mani occupate, tengo il coso. Io faccio parte di un blog che si chiama Ammazza Caffè. Mummo diranno perché ormai sta rompe le scatole. Merita. Che ci appoggiamo a Rossellini, all'Istituto Rossellini, e stiamo cercando di organizzare questa serie di panel con vari professionisti del settore, quindi da registi, attori, sceneggiatori, critici, giornalisti, e quindi stiamo cercando di portare avanti questa cosa qua, quindi sto... Bello, a reclutare professionisti. Beh, di un certo tipo, quindi buongiorno, dai. Buongiorno, chiamo Poesisca, in qualità dei video. Io vengo, già ti dico che ci sono. Dai, a posto, il nome ce l'ho.